Per la 18ª giornata del campionato di seconda categoria Girone A, lo Sport Lucera ha giocato allo stadio comunale la gara con il calcio palo vincendo 3-1. La prima frazione non è stata particolarmente brillante, al 12esimo gli ospiti riescono a passare inaspettatamente in vantaggio grazie a Dan Servino che, partito sul filo del fuorigioco, ha battuto il portiere di casa. Ma dopo appena 2 minuti Russolillo calcia una punizione che spedisce il pallone verso Carità che di testa segna una bella la rete che porta i biancocelesti sull'1-1. Non è stata una partita dal gioco fluido quella vista al comunale, spezzato continuamente da contrasti e falli con i giocatori del calciopalo sempre a terra e un direttore di gara spesso in difficoltà. Nonostante questo la formazione lucerina non ha perso la calma e nel secondo tempo il centrocampo ha potenziato la sua spinta. Al 10° minuto in gol Bortone che tocca infilando in rete un pallone servito abilmente da Russolillo. Poi al 32esimo allo Sport Lucera viene concesso un calcio di rigore dopo un evidente atterramento in area di Nicola Pellegrino. Dal dischetto ancora Giuseppe Bortone che segna la terza rete del Lucera. Il calciopalo non ha mai messo in preoccupazione il portiere Colantonini e l'incontro è così terminato 3-1 per i biancocelesti tra gli applausi del pubblico di casa. Grazie alle sconfitte di Gioventù Calcio Cerignola e del Real Foggia e al riposo della Salvemini Manfredonia, lo Sport Lucera sale nuovamente al 2° posto in classifica, solo a 30 punti.